Patologia sempre di natura virale che è presente a livello endemico in Centro America, in Sud America, in Africa, nel sud-est asiatico. È trasmessa da una zanzara che appartiene alla famiglia delle Aedes, soprattutto sono Aedes aegypti e Aedes albopictus. Aedes albopictus è il nome scientifico della zanzara tigre che oramai da 30 anni anche popola le nostre zone, oramai si è diffusa in tutta Italia e si sta diffondendo anche in Europa. Si trasmette tramite puntura di zanzara. Io posso infettarmi di dengue nel momento in cui faccio un viaggio in area endemica, soprattutto tropicale, però devo fare grande attenzione al mio ritorno, perché nel momento in cui io sviluppo una dengue, quindi all'interno del mio torrente sanguigno ho il virus della dengue, una volta che ritorno in Italia a giugno, luglio, agosto, settembre, nel momento in cui sono presenti anche da noi le zanzare tigre, se una zanzara tigre italiana mi punge, questa acquisisce la dengue e può trasmettere questa patologia anche a persone che non hanno viaggiato. Nel momento in cui viene diagnosticata una dengue, è fondamentale che la persona venga posta in isolamento e, se viene confermata la diagnosi, partirà dall'Istituto Zooprofilattico Regionale una task force per bonificare l'area intorno alla casa di colui che è infetto di dengue per uccidere tutte le zanzare tigre nel raggio di 150-200 metri, in modo tale che non si verificano dei casi autoctoni. Le caratteristiche cliniche della dengue sono febbre alta, dolore dietro agli occhi, linfonodi ingrossati, però ci sono due cose importanti da dire. Una è che sono dei sintomi aspecifici, per cui io non posso distinguere tra una dengue, una malaria, una bronchite, per cui devo sempre fare un test come per tantissime altre patologie febbrili. E l'altro aspetto è che l'80% delle dengue sono asintomatiche, per cui ecco, devo pensare che nella stragrande maggioranza dei casi anche questa patologia non dà dei sintomi. Al momento noi non abbiamo la dengue presente in Italia, per cui la prevenzione è soprattutto a coloro che fanno viaggi in zone endemiche per dengue, non essendoci al momento un vaccino a disposizione, è quella di utilizzare repellenti cutanei o la permetrina su tessuti per tenere lontani gli insetti. Nel caso di una febbre al ritorno è fondamentale rivolgersi il più presto possibile a un servizio di malattie infettive. I vettori principali della dengue sono, come detto precedentemente, le zanzare della famiglia Aedes. La preoccupazione degli entomologi è quella che col surriscaldamento del clima anche la zanzara Aedes aegypti possa arrivare nelle aree sud del Mediterraneo e col surriscaldamento del clima essere in grado di superare l'inverno. A quel punto lì, se diventasse endemica, è un vettore molto più problematico rispetto alla Aedes albopictus per trasmettere dengue, zika, chikungunya, e non dimentichiamoci che l'Aedes aegypti è anche la zanzara che trasmette la febbre gialla. Per cui nel caso arrivasse anche alle nostre latitudini l'Aedes aegypti, sarà necessario attivare un programma di sorveglianza ancora più marcato rispetto a quello che è in atto adesso.